Dove sei, mamma? Saluto mia madre che, se sta vedendo questo video, starà già ridendo dall'inizio. Ciao. Qua molto più comodo, c'è anche il sole che sta tramontando. Oggi quello che volevo fare era parlarvi dell'argomento relativo alla solitudine, relativa alla famiglia, agli amici. Questo deriva dal fatto che più volte mi viene chiesto: ma tu non ti senti solo quando viaggi? La verità è che la risposta è un po' articolata. O meglio, in alcuni video mi rendo conto che può sembrare che sembro la persona più estroversa del mondo. Salto, vado, dico, faccio. Però in realtà alla fine, dopo che ho fatto tutte le cose che volevo fare, dopo che ho interagito con tutte le persone con cui volevo interagire, che sia in viaggio, che sia quando sono in Italia, che sia quando faccio dei lavori specifici, dopo cerco sempre la solitudine. Cioè cerco sempre un momento dove stare prettamente da solo. Quindi in realtà il concetto è: sì, posso sembrare la persona più estroversa del mondo magari nei video, però di base è un po' un mix, perché poi sono anche molto introverso, nel senso che ricerco i miei spazi, cerco proprio stare solo. Tipo ad esempio una cosa che faccio spessissimo quando sono in Italia è scendere la sera e camminare da solo, magari pure per un paio d'ore, e pensare. È una cosa che faccio spessissimo e ricerco. Sono un po' particolare da questo punto di vista. Però allo stesso tempo io mi rendo conto che per molti non è scontata questa cosa. Cioè per molti non è scontato il fatto di stare da soli con se stessi. Ci sono persone che non riescono minimamente, hanno bisogno continuamente del contatto con gli altri e del contatto con la famiglia. Cioè, se vi dovessi fare un paragone su di me, io non sento mia mamma forse da 2-3 settimane. È l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci siamo mandati un po' di messaggini a caso. E se vi devo dire la verità, per quanto possa sembrare assurda questa cosa, perché molto spesso tendenzialmente le persone scrivono sempre ai propri genitori cosa fanno, cosa non fanno, cosa mangiano, se stanno bene, se non stanno bene. Però per me, tipo ad esempio, questa cosa qui è assurda. Cioè, veramente è assurda. Per il semplice fatto che a che serve dire ai propri genitori cosa hai fatto durante tutta la giornata, cosa hai mangiato e se stai bene? Cioè, ogni giorno. Ma mettiamo a caso tu stessi male. Cioè, che fanno? Vengono un attimo a curarti. Personalmente lo vedo veramente come un problema sociale, il fatto che non sappiamo stare da soli. E per come ne sto parlando sembra che è una cosa che ho sempre avuto. Però in realtà più che sempre avuto è una cosa che ho sempre ricercato. Ho avuto un periodo che mia mamma, quando stavo fuori, mi mandava continuamente messaggi, mi chiamava continuamente, e la cosa che facevo era semplicemente non rispondergli. Che può sembrare la cosa più cattiva del mondo, però in realtà a lungo andare è stata la migliore cosa che avessi mai potuto fare in vita mia, per il semplice fatto che dal mio punto di vista non ha proprio senso vivere con un contatto perenne. La vedo veramente come una cosa tossica. Comunque, tanto che ho fatto, tanto che ho detto che ormai dopo anni solo mia mamma non mi scrive più, ma a volte quando provo a chiamarla le conversazioni sono estremamente brevi. Però è una cosa a cui sono arrivato a fare. Tanto alla fine, se avete un problema, state comunque soli con voi stessi, cioè dovete comunque risolverlo proprio voi. Comunicare che avete quel problema lì crea soltanto più paure e ansie inutili. Tutto questo per dire cosa? Che cazzo vi messaggiate sempre che scrivete cosa mangiate e cosa non mangiate ogni giorno? A che serve? E questo è il lato familiare, quindi in sintesi evito al massimo. Da un punto di vista invece di amici, che non è famiglia, sento un sacco di persone, però non è un sentire di mi sento solo, devo chiamare quella persona. Non riesco a capire questa cosa. Probabilmente questo mio amico mi potrebbe dare uno spunto nuovo che mi aiuta a tradurre la situazione che sto vivendo. Possiamo dire che non mi sento minimamente solo e non mi sento mai solo, e se proprio devo dirla tutta, in qualche modo ricerco sempre la solitudine. Però non è stato sempre così. È una cosa che ho conquistato col tempo, e l'ho conquistata in base al bisogno e alla necessità di avere i miei spazi. Quindi è un qualcosa che negli anni ho imparato a fare, perché stare da soli con se stessi e non avere problemi di solitudine, in realtà non credo che sia tanto una questione di come sei fatto, cioè introverso o estroverso, un po' la cosa che vi dicevo prima, è più una cosa che si impara col tempo. E probabilmente questa cosa deriva dal fatto che, per esempio, io ho parlato molto di come comunico con mia mamma, ma probabilmente perché era troppo invasiva, allora la evitavo, quindi l'eccesso poi mi ha portato a cercare il più possibile dei miei spazi. Dal mio punto di vista,
non si è predisposti alla solitudine, però lo si può imparare. Questo non vuol dire stare soli per tutta la vita, questo vuol dire avere i propri spazi, avere del tempo dove sei solo con te stesso. Tutte le persone che ti sono intorno sono fondamentali, cioè noi siamo animali sociali alla fine, quindi abbiamo bisogno l'uno dell'altro, però allo stesso tempo imparare a prendersi i propri spazi, imparare a stare con i propri pensieri è una delle cose, penso, più potenti e fighe che una persona possa imparare col tempo. E infatti probabilmente il concetto non è tanto stare da soli e evitare tutti, ma è prendersi i propri spazi. E questa cosa credo profondamente che si conquisti. Probabilmente perché per me è stato così, forse per qualcuno è molto più semplice. Però di base, se devo trarre una conclusione da questo video senza dare nessun insegnamento a nessuno, ma ricordandomi a me stesso, qualcosa che reputo estremamente importante è conquistiamoci i nostri spazi, impariamo a tenerceli e stare con noi stessi senza mai dimenticarsi degli altri, però avere quei momenti che possono essere ore, giorni, mesi dove riusciamo a stare da soli. Tanto alla fine gli altri ti possono aiutare, ti possono dare degli spunti, ti possono dare degli aiuti pratici, ma poi a risolverti i problemi devi essere tu.